Benvenuti a questo sesto capitolo dei video didattici della Federazione Italiana Sport Orientamento Insegna l'Orienteering. Io sono Daniele Guardini, formatore di secondo livello della FISO e anche responsabile nazionale per la disciplina del Trail Orienteering. E questa lezione è proprio incentrata su questa disciplina. Ne esploreremo la pratica e anche la didattica. Il trail orienteering è una delle quattro discipline riconosciute dalla IOF, la Federazione Internazionale di Orienteering, e dalla FISO, la Federazione Italiana Sport Orientamento, insieme alla corsa orientamento, lo sci orientamento e la mountain bike orientamento. È anche una delle discipline accreditate presso il Comitato Italiano Paralimpico. Inoltre, il MIUR l'ha inserita ormai da tempo, insieme alla corsa orientamento, all'interno del programma dei campionati studenteschi. Quali sono le sue caratteristiche fondamentali? Tra le quattro discipline dell'orienteering è quello con una formula particolare, in quanto non cambia semplicemente il mezzo di locomozione, ma completamente la modalità di svolgimento. Consiste nel riconoscere, a distanza, i punti di controllo riportati sulla mappa, a partire dalle lanterne che si vedono posizionate sul terreno. È uno sport, una disciplina inclusiva, nel senso che normodotati e atleti paralimpici si affrontano come avversari sullo stesso tracciato, ovvero con le stesse difficoltà. Inoltre è accessibile, si svolge lungo strade e sentieri che siano transitabili da chiunque, in modo da garantire pari condizioni sia ai concorrenti normodotati che a quelli paralimpici. La specialità che si incontra ai campionati studenteschi è il pre-O. Esiste poi anche il tempo e le gare di staffetta, ma noi ci concentreremo soltanto sulla specialità pre-O, quella inclusa nel programma dei campionati studenteschi. Andiamo a capire quali sono le analogie con la corsa orientamento. Innanzitutto la simbologia della mappa, dove intendiamo i simboli e i colori che vengono utilizzati nella mappa per indicare gli elementi del terreno, segue esattamente gli stessi standard, si utilizza cioè lo stesso tipo di mappa, eventualmente ingrandita. Anche i simboli del tracciato sono identici. Il triangolo rappresenta la partenza, il cerchietto il punto di controllo, il doppio cerchio l'arrivo. E l'attrezzatura che si utilizza, oltre alla mappa, è anche la bussola, il punzone e il cartellino. I punti di controllo sono riportati con una sequenza di cerchietti numerati, proprio come nella corsa orientamento, ma qui la sequenza non è strettamente obbligatoria. Inoltre viene fornita anche qui la descrizione dei punti di controllo. Tuttavia possono esserci dei punti privi di descrizione. Le lanterne sono esattamente quelle utilizzate per la corsa orientamento, dello stesso tipo, stessi colori e stesse dimensioni. Il tempo impiegato a completare il tracciato però è ininfluente. Si può incorrere comunque in penalità se si supera il tempo massimo che viene fissato per la gara. Una volta che abbiamo capito le analogie, cerchiamo di capire le differenze fondamentali. Innanzitutto si deve rimanere su strade e sentieri e non si possono raggiungere quindi fisicamente le lanterne che sono al di fuori. Lungo i sentieri si incontrano su dei paletti dei punti di osservazione, come quello in foto. Da ognuno di questi punti si vedono tre lanterne. Le vediamo qui in lontananza, che queste lanterne vengono chiamate A, B e C a partire da sinistra verso destra. È ininfluente la profondità e la distanza rispetto al punto d'osservazione. Conta solo come le incontriamo se le indichiamo da sinistra verso destra. La lanterna corretta è quella che corrisponde al centro del cerchietto e alla descrizione punto fornita. La classifica sarà invece data dal numero di risposte esatte e non dal tempo impiegato per completare il tracciato, anche se, come già detto, superato il tempo massimo, si incorre in penalità. Proviamo adesso un tracciato di Trail-O all'interno di un cortile scolastico. Un semplice tracciato da tre punti di controllo e capiremo in che modo si svolge quindi un'attività di trail orienteering. Nelle gare scolastiche, per ogni punto di controllo bisogna capire se vi sia una lanterna corretta tra quelle tre che sono visibili e bisogna indicare quale, appunto, con la lettera A, B e C. Nel caso di competizioni, campionati studenteschi rivolti al secondo grado della scuola secondaria, è anche possibile indicare la risposta Z.
laddove non vi sia una lanterna corretta tra le tre che troviamo posizionate. Oltre ai punti riportati in mappa, in questo caso sono solo tre, ci saranno anche delle postazioni a tempo, che nelle gare ufficiali sono composte da sei lanterne e bisognerà rispondere a tre quesiti su tre mappe in successione. Andiamo a provare questo tracciato con delle foto scattate sul posto. Questa è la visuale dal primo punto di osservazione. Notiamo le tre lanterne che dobbiamo chiamare da sinistra a destra, indipendentemente dalla distanza dall'osservatore, A, quella più a sinistra, B, quella centrale e C, quella più a destra. Ne vediamo due sugli angoli della pavimentazione o se vogliamo dell'aiuola, e una invece appesa a un tubo con rubinetto. Ora vediamo la mappa del primo quesito. Il centro del cerchietto determinerà la posizione della lanterna corretta. In questo caso abbiamo anche la descrizione punto che ci dice che la lanterna corretta è sulla pavimentazione, quindi sull'asfalto, angolo nord di questa pavimentazione. Notiamo che qui la bussola ci dice che il nord è praticamente alle nostre spalle. Quindi, trovando la corrispondenza tra gli elementi della mappa e quelli del terreno, possiamo dire che la lanterna A è quella posizionata al centro del cerchio. Adesso nella mappa sono indicate anche le posizioni degli altri punti di controllo. Passiamo al secondo punto di controllo. La visuale è questa, di nuovo, tre lanterne. Dobbiamo chiamarle da sinistra a destra A, B e C. La mappa stavolta ci chiederà un punto in mezzo al prato, il centro del cerchietto sostanzialmente è nell'area gialla. La descrizione ci aiuta e ci dice che sarà tra due alberi. In mappa vedo quattro alberi, nella foto uno è rimasto tagliato, sarebbe appena a destra dell'inquadratura. Però riconosco che ci sono due alberi piccoli e uno più grande, quello sullo sfondo. Quindi se devo trovare il punto intermedio, come mi dice la mappa, tra due alberi piccoli, capisco che in questo caso la risposta corretta è la B. E ora sulla mappa posso vedere la posizione degli altri due punti di controllo posizionati, o meglio delle due lanterne A e C che non sono quelle corrette. Andiamo al punto 3. Tre lanterne posizionate in prossimità di un edificio. Abbiamo capito come vanno chiamate, da sinistra a destra ABC. E stavolta ci renderemo conto che nessuna delle lanterne indicate corrisponde al centro del cerchietto. Se infatti guardiamo bene, la posizione delle lanterne è esattamente quella riportata nella mappa, ma l'angolo interno dell'edificio, oltre a non essere visibile dall'inquadratura, noi potremmo ovviamente andare avanti a sincerarci che non ci sia nessuna lanterna anche in quell'angolo, ma visto che ne vediamo tre, non potrebbe essercene una quarta. Capiamo che in questo caso la risposta è Z, perché la lanterna me l'aspetterei dove adesso è comparsa una X nella mappa. Ricordo che le risposte Z, o meglio, i quesiti che prevedano le risposte Z, vanno previsti soltanto per le gare di secondo grado, quindi scuole superiori. Abbiamo detto che alla fine del tracciato, o a volte anche all'inizio, abbiamo anche delle postazioni a tempo. Queste non sono riportate sulla mappa di gara, ma il concorrente vi si imbatte o subito dopo la partenza oppure al termine del tracciato. In prossimità di queste postazioni a tempo c'è un giudice cronometrista e una sedia. Quindi su ogni postazione il concorrente deve sedersi sulla sedia, prenderà un mazzetto di mappe e risponderà ai tre quesiti contenuti nel mazzetto di mappe. Deve rispondere in successione, senza fermarsi. In questo caso non è mai prevista la Z, indipendentemente dal livello della gara. Questo succede addirittura anche nelle gare agonistiche. Le lanterne visibili saranno 6 e saranno le stesse 6 per tutti e tre i quesiti. Il tempo impiegato per rispondere ai quesiti a tempo, cioè a tutti e tre i quesiti in successione, il cronometro parte appena il giudice dà il via e si stoppa dopo che il concorrente ha dato la terza risposta. Ecco, questo tempo impiegato serve a risolvere i pari merito in classifica, cioè a parità di risposte esatte prevale il concorrente che ha avuto un risultato migliore sulle postazioni a tempo, dove un errore non incide sul numero di risposte esatte date, ma è semplicemente una penalità di 60 secondi sul tempo impiegato nella postazione a tempo, che generalmente è una o potrebbero essere anche due o di più.
Proviamo un punto a tempo in una situazione però semplificata. Soltanto tre lanterne ABC come prima e il mucchietto delle nostre mappe conterrà semplicemente due quesiti. Vedete che ci sarà il cronometro. Il giudice dovrebbe dare e scandire la procedura, il tempo parte ora e avviare il cronometro, che vedete è partito e segna il tempo. Ora io sto guardando il centro del cerchietto di questo primo quesito, la descrizione punto mi aiuta a capire che si tratta di una recinzione al termine est, siccome sto guardando verso nord, est sarebbe alla mia destra, quindi senza troppi indugi posso rispondere C. Passiamo alla seconda mappa in successione, abbiamo sempre una recinzione, angolo est, stavolta però si tratta di una recinzione non attraversabile, il simbolo è leggermente diverso e quindi riconosco che stiamo parlando della lanterna più a sinistra, cioè della A. Ho dato la seconda risposta, si è fermato il cronometro, in questo caso ho impiegato ad esempio 42 secondi. Ovviamente sui punti a tempo devo cercare di impiegare meno tempo possibile. Come è fatto il cartellino, il testimone cartaceo nel trailò? È simile a quello utilizzato nella corsa orientamento, tuttavia per ogni punto di controllo non ci sarà soltanto una casella numerata, ma per ogni casella numerata ci sarà anche la variante A, B, C e se sto facendo una gara per il secondo grado anche la casella Z. Il concorrente quindi, ad esempio, giunto all'ottavo punto di controllo, se volesse rispondere la risposta C, dovrà funzionare nella casella corrispondente. Attenzione che nel trailò non è possibile effettuare delle correzioni, non ci sono caselle di riserva. Se un concorrente volesse funzionare nuovamente, dopo aver cambiato ovviamente decisione della lanterna corretta, e funzionasse ad esempio nella casella B, la risposta verrebbe invalidata e verrebbero assegnati 0 punti, anche se una delle due funzionature fatte fosse corretta. A questo punto la classifica di una gara di trailò è determinata, come abbiamo già accennato, prima di tutto dal punteggio ottenuto. Un concorrente ottiene un punto per ogni risposta esatta, 0 punti per ogni risposta errata o invalida, ad esempio una risposta non data o una risposta con due punzonature nella stessa riga del punto di controllo, come nell'esempio precedente. E i punti decrementano di 1 ogni 5 minuti di ritardo rispetto al tempo massimo impostato per la gara. Se ad esempio la gara è di 30 minuti, al primo secondo superiore ai 30 minuti verrà dato il primo punto di penalità. Dopodiché al 35° minuto e un secondo verrà dato un ulteriore punto di penalità. Quindi a parità di punteggio varrà il tempo, ma il tempo impiegato alle postazioni a tempo, non il tempo impiegato nel terminare il tracciato principale. Al tempo impiegato sulle postazioni a tempo, cioè il tempo segnato dal giudice cronometrista, andranno sommati anche 60 secondi di penalità per ogni risposta errata oppure invalida. Vediamo ora come affrontare una progressione didattica per quanto riguarda questa disciplina. Ci sono tre aspetti fondamentali da curare. Innanzitutto dobbiamo assicurarci che i nostri alunni abbiano la capacità di leggere e interpretare la mappa. Ovviamente, se hanno già fatto delle attività di corsa orientamento, avranno un vantaggio perché conosceranno già la simbologia della mappa. Tuttavia, come ovviamente per la corsa orientamento, si dovrà prevedere una progressione da esercizi più facili a più difficili, a contesti, cioè luoghi di esercitazione più facili, a quelli più difficili. Quindi spazi più ridotti, familiari e conosciuti, fino ad arrivare a spazi più grandi e sconosciuti. Nel caso di partecipazione a una gara di campionato studentesco, si potrebbe tenere in un parco che ovviamente i ragazzi non conoscono, ma devono essere ben chiare ovviamente le regole e l'interpretazione della mappa in particolare. Quindi potremmo cominciare con dei semplici esercizi in aula e in palestra, come faremmo ad esempio per la corsa orientamento. Sono sufficienti mappe semplificate in bianco e nero. Se ad esempio voglio fare un'esercitazione in palestra e supponiamo che ho le linee del campo di basket, potrei sfruttare queste linee per determinare una mappa che presenta qualche caratteristica. La complicazione in più del trailò è che devo comunque designare un'area in cui il concorrente non può entrare, come se in una gara in un bosco non potesse abbandonare il sentiero o la strada, come abbiamo detto all'inizio.
Quindi, ad esempio, si può dire ai concorrenti che possono rimanere soltanto in una metà campo e quindi osservare i punti di controllo nella metà campo opposta dalla distanza. Ovviamente metteremo dei conetti colorati al posto delle normali lanterne. Oppure, ad esempio, i punti potrebbero essere collocati tutti all'interno del campo e i nostri alunni rimanere all'esterno del bordo, quindi fuori dal perimetro del campo da basket. Quindi possiamo passare al cortile scolastico, e qui ovviamente è raccomandato che ci sia una mappa a colori e una simbologia standard, ovviamente una scala molto ingrandita rispetto a quelle ufficialmente utilizzate, ma comunque che possa essere quanto più vicino a un'esperienza reale di trail orienteering e quindi anche vicino a un'esperienza di campionato studentesco. Infine, se possibile, nell'area verde più vicina, laddove esista una mappa di orienteering, potremo fare un'esercitazione ancora più vicina a una condizione di gara. Una variante più semplice della modalità classica, cioè quella con le tre lanterne A, B, C ed eventualmente la risposta Z, nel caso in cui stiamo parlando di scuola secondaria di secondo grado, si può proporre un esercizio con una sola lanterna per ogni punto di controllo. In questo caso, quindi, la risposta sarà la lanterna è posizionata correttamente, oppure la lanterna non è posizionata correttamente. E quindi si può chiedere al nostro alunno di punzonare il cartellino solo se ritiene che la lanterna sia effettivamente al centro esatto del cerchio e corrisponda alla descrizione punto, altrimenti invece non dovrà punzonare. Oppure, alternativamente, si potrà preparare un cartellino in cui per ogni punto di controllo esiste la casella A e la casella Z per dare le due risposte, che nella versione AZ è come se diventassero vero e falso. Attenzione nella preparazione di quesiti con Z di rendere chiare quali sono le regole della Z. Nelle gare ufficiali c'è il concetto di tolleranza, ovvero se una risposta è Z, il concorrente deve aspettarsi che nessuna lanterna è posizionata nel raggio di 4 metri dal punto in cui dovrebbe essere. Se invece c'è una lanterna più vicina, in quel caso non si tratta di una Z. Si tratta magari di una necessità di aver posato il punto non esattamente al centimetro dove doveva essere, ma magari di pochi centimetri fuori, ma non va considerata appunto una Z. Il secondo aspetto fondamentale è quello di conoscere bene i regolamenti e le condotte di gara consentite in un'attività di trail. Quindi è fondamentale far comprendere quali sono le diverse modalità di svolgimento di una gara di CO rispetto a quella di CO. E quindi, in particolare, il divieto di uscire dalle strade e dai sentieri. Sul percorso di gara bisogna individuare i punti di osservazione. Questi non sono riportati in mappa, semplicemente ci si imbatte mentre si cammina lungo strade o sentieri o nel percorso che l'organizzatore ha deciso quale quello da tenere. Nell'esempio che abbiamo fatto sulla mappa del cortile scolastico, ad esempio, il percorso obbligato era segnato con una linea tratteggiata. I punti di osservazione si incontravano se si seguiva quella linea e non si abbandonava. Altra regola fondamentale, ovviamente, è quella di rispettare il silenzio. Si tratta di una gara, una simulazione di una gara, comunque un'attività che riprende una gara ufficiale, che è completamente individuale. I concorrenti non è permesso di parlare tra di loro, di collaborare. Altra cosa fondamentale, se non dobbiamo uscire da strade e sentieri, non possiamo arrivare fisicamente sui punti di controllo, sulle lanterne posate, ma dobbiamo rimanere a distanza dal punto di osservazione. Possiamo anche spostarci lungo il sentiero, non dobbiamo rimanere fissi sul punto di osservazione, ma è lì che guardando le lanterne le posso identificare in maniera univoca con le lettere A, B, C, guardandole da sinistra verso destra. Una cosa che con i ragazzi più piccoli in particolare si fa difficoltà è quella di identificare correttamente delle lanterne che siano a diversa profondità rispetto al punto di osservazione. Può venire spontaneo chiamare in ordine ABC le lanterne da più vicina a più lontana, ma non è questo il caso. Nel trail-o la regola è quella di chiamarle da sinistra a destra, indipendentemente dalla distanza dal punto di osservazione. La descrizione punti può non essere indicata nel trail-o, laddove appunto direttamente dalla mappa è chiarissimo quale sia il risultato, o meglio, quale sia la risposta attesa dall'organizzatore. Cioè vale semplicemente il cerchietto.
Le regole specifiche su quando utilizzarla sono spiegate nelle schede tecniche dei campionati studenteschi reperibili sia sul sito del MIUR che su quello della Federazione Italiana Sport Orientamento per un approfondimento. Inoltre, il cartellino va punzonato con diligenza. Abbiamo già detto che non sono ammesse correzioni. Una volta punzonata una casella corrispondente a un punto di controllo, la risposta è data e non c'è modo di correggerla. È meglio non cercare di fare una seconda punzonatura perché magari pensavamo di aver sbagliato, ma in realtà avevamo preso correttamente il punto. Se invece correggiamo, in ogni caso, quel punto di controllo avrà risposta non valida per noi. Infine, bisogna evitare a dosare il tempo impiegato. Innanzitutto bisogna evitare di superare il tempo massimo, altrimenti si incorre in penalità. Ricordando però che la classifica tiene conto prima di tutto delle risposte esatte e quindi è bene dedicarci il tempo necessario a trovare la risposta corretta. Quindi è meglio impiegare tanto tempo, magari fino a pochi secondi rispetto al tempo massimo, ovviamente questo sarebbe un caso limite, piuttosto che fare il percorso magari di corsa o comunque troppo velocemente e in questo modo non avere il tempo sufficiente da dedicare alla risoluzione dei quesiti. Ultimo aspetto, ma comunque fondamentale, è quello di curare la conoscenza delle varie tecniche di risoluzione dei quesiti. Un ragazzo che va ai campionati studenteschi deve poter aver accumulato una certa esperienza ed essere in grado di fronteggiare delle situazioni che può ritrovarsi in gara. Qui dobbiamo proporre una varietà di situazioni e tipologie di quesiti, modificando ad esempio la posizione delle tre lanterne rispetto agli elementi del terreno, e cercare di sfruttare quanti più elementi del terreno e della mappa possibili. Vediamo qualche esempio in concreto. Il caso più semplice l'abbiamo quando le lanterne sono posizionate su tre oggetti di tipo diverso, cioè corrispondenti a tre simboli diversi anche in mappa. In questo esempio, dove quella specie di V rovesciata è la posizione, del punto di osservazione lungo un sentiero, e da lì si vedono queste tre lanterne. Se sto sul punto di osservazione, guardandole da sinistra a destra, la mappa è semplicemente orientata a nord in questo caso, avrò A su un oggetto particolare, la lanterna B su un masso, la lanterna C su un albero. Sono tre oggetti diversi. In questo caso, tendenzialmente, il quesito è per situazioni più semplici, quindi difficilmente, si va a sbagliare se il concorrente conosce bene la simbologia, che magari è anche riportata in leggenda nella stessa mappa. Quindi se mi sta chiedendo il cerchietto è posizionato su un pallino verde, mi sta chiedendo in sostanza la lanterna che si trova su un albero, non potrò mai confonderla con la A o con la B. Potrei poi proporre dei quesiti in cui le lanterne sono posate su oggetti diversi, però potrebbero essere dello stesso tipo, cioè in mappa sono rappresentati dallo stesso simbolo. In questo esempio vediamo la A e la B su due oggetti particolari e la C su un masso. In questo caso, visto che ci sono tanti altri oggetti particolari, devo ricollocare tutti gli oggetti che vedo in mappa nella realtà e viceversa per capire che, ad esempio, in questo caso si tratta dell'oggetto particolare che sarà più lontano dal punto di osservazione. Cambiando il quesito, ad esempio, per la scuola secondaria di secondo grado, potrei inserire in questo caso un quesito Z, quindi ad esempio posizionare un punto sull'oggetto particolare, due punti sui massi e chiedere il terzo masso. Altra situazione, le lanterne sono posate su tre oggetti dello stesso tipo, oppure su parti, lati e angoli di uno stesso oggetto lineare o di superficie. In questo primo esempio vediamo tre lanterne ABC disposte su tre alberi successivi in un filare, e in questo caso appunto bisognerà ricollocare e rimappare la realtà per collocare correttamente gli alberelli che vedo, in questo caso sono 5, e capire che la lanterna che mi sta chiedendo è del secondo alberello più vicino. Posso anche ovviamente proporre lo stesso quesito con una risposta Z, ad esempio chiedendo sempre il secondo albero ma spostando la prima lanterna sull'alberello più vicino. Situazione invece utilizzando degli oggetti lineari, come ad esempio una recinzione oltrepassabile, potrebbe essere una staccionata, posiziono le tre lanterne su tre curve o angoli della recinzione che sarà dello stesso tipo, anche se si tratta di due recinzioni staccate una dall'altra.
Sto chiedendo in questo caso, ad esempio, l'angolo, o meglio, la curva, e quindi il lato ovest della recinzione più a est, e la risposta corretta è la B. Potrei però confondermi, in particolare se non tengo la mappa orientata. Ad esempio, potrei rispondere A se pensassi di trovarmi dall'altra parte. Il quesito ovviamente può diventare anche una Z, andando ad inserire un quesito su una delle lanterne che non sono state posizionate. E quindi, ad esempio, in una gara di campionato studentesco, queste due varianti, con e senza Z, potrebbero essere utilizzate sullo stesso punto di osservazione. Per diversificare il tracciato dei ragazzi del primo grado e quelli del secondo grado. Un altro caso poi è quando più lanterne, ad esempio due, sono posizionate su uno stesso oggetto puntuale. Quindi in questo caso, per identificare la lanterna corretta, dovrò capire innanzitutto come è posizionata rispetto all'oggetto e, se ho la mappa orientata, sfrutterò i punti cardinali, ad esempio la descrizione punto mi dirà lato ovest o lato est di un certo oggetto e potrò rispondere. In questo caso, sempre dal sentiero a sud rispetto all'albero, vedo che la A è su un albero diverso e quindi la scarto. Ma per capire se la risposta corretta è B o C, visto che il cerchietto è posizionato sempre al centro degli oggetti puntiformi, in questo caso dell'albero, e non sarà spostato o decentrato a sinistra o a destra, deve essere centrato sull'oggetto puntiforme, in questo caso dovrò necessariamente leggere la descrizione punto, che mi dirà ad esempio lato ovest, e in quel caso la risposta corretta è B, oppure lato est, e in quel caso la risposta corretta sarà C. In queste situazioni è sconsigliabile proporre una risposta Z, in quanto non rispetterebbe, almeno per quanto riguarda gli alberi o oggetti puntiformi piccoli, il concetto di tolleranza, cioè non sarebbe a una distanza rispetto alla posizione corretta sufficiente da non ingannare il concorrente. Un altro caso potrebbe essere posizionando le lanterne in un punto centrale, cioè in mezzo a due oggetti puntiformi. Qui si aumenta il livello di difficoltà, perché bisogna, per astrazione, immaginare dove passa la linea che congiunge i due oggetti, e la lanterna non sarà in un punto ben identificabile, sarà appunto, come in questo caso, sul prato, tra due alberi. In realtà qui vedo sia la A, la B che la C sono tra tre coppie diverse di alberi, e quindi dovrò essere bravo a ricollocare tutti questi alberi che vedo dal punto di vista, magari anche da una certa distanza, e capire che, ad esempio, qui la lanterna che vedrò corretta è quella più a sinistra. Ovviamente anche in questo caso posso inserire dei quesiti Z facendo attenzione a, diciamo, non esagerare nel posizionamento della lanterna sbagliata, e quindi far sì sempre che ci sia il concetto di tolleranza. In genere nelle gare ufficiali si tende a considerarlo di 4 metri, e quindi di non posizionare una lanterna magari sì tra i due alberi, ma spostata più verso uno o verso l'altro, perché lì si giocherebbe un po' troppo sul concetto di tolleranza, soprattutto con ragazzi che possono essere inesperti. Un'ultima casistica l'abbiamo quando le lanterne sono poste su forme del terreno, che ovviamente per ragazzi con poca esperienza sono difficili da definire. Questo vale anche per la corsa orientamento. Per questo è molto più semplice fare una gara in un parco cittadino dove magari ci sono tanti altri elementi per la navigazione, come dei sentieri o altre, diciamo, opere artificiali. Mentre se faccio una gara in bosco sarà difficile interpretare correttamente le curve di livello. Quindi devo utilizzare forme del terreno evidenti e semplici, ad esempio una collina, una depressione, un avvallamento, un naso, che siano però appunto ben evidenti, come in questo caso dove ho una depressione molto larga e profonda, sarà almeno di 5 o 6 metri, e sto chiedendo con questo quesito la lanterna posizionata al centro della depressione, mentre le altre lanterne saranno sui bordi della depressione stessa. Quindi in questo caso, ad esempio, la risposta C. Rendendola leggermente più difficile, inserendo la risposta Z, sempre per il secondo grado, potrei chiedere, in questo caso, il termine di una canaletta che ho sia nel margine sud della depressione, così come nel margine nord, dove è posizionata la lanterna B, sempre al termine della canaletta. In questo caso, ovviamente, la mappa dovrà essere orientata mentre decido la soluzione, altrimenti rischio di avere la mappa, diciamo, girata di 180 gradi e
e a scambiare le due depressioni. Comunque, in questo caso, appunto, la risposta potrebbe essere Z. Passando invece da una depressione molto evidente a un avvallamento, che è qualcosa di un po', diciamo, meno circostanziato rispetto a una depressione, essendo comunque una linea di livello aperta e non chiusa, potrei chiedere come in questo caso il cerchietto è posizionato sulla parte alta di un avvallamento. Qui bisogna anche saper leggere le curve di livello, capire che il trattino di pendenza mi indica la direzione della discesa e quindi riconoscere che in questo caso si tratta appunto di un avvallamento e non di un naso, mentre la C è proprio su un naso, cioè su un piccolo promontorio del terreno. La A invece è in un avvallamentino molto meno evidente e molto spostato. Ovviamente ricollocando ad esempio la lanterna B, diciamo in una posizione abbastanza fuori dal cerchietto per non rendere troppo complicate le cose, potrei chiedere anche un quesito Z con le curve di livello. Passiamo agli ultimi suggerimenti prima di chiudere questo capitolo. Anche se a livello competitivo, cioè parliamo sia delle gare agonistiche ovviamente, ma anche dei campionati studenteschi che sono competizioni vere e proprie, ecco, questa disciplina prevede che la gara sia individuale, quindi non c'è collaborazione tra concorrenti anche della stessa rappresentativa scolastica. Esistono poi ovviamente delle classifiche squadra che sommano i due concorrenti normodotati e i due paralimpici sensoriali o intellettivo-relazionali o fisici che fanno parte della rappresentativa, comunque ogni singolo partecipante diciamo che deve fare la gara per sé. Tuttavia, quando abbiamo delle attività didattiche, soprattutto all'inizio, si possono proporre anche in modalità coppia o gruppi. Questo perché i momenti di scambio e di confronto tra gli alunni per la risoluzione dei vari quesiti proposti e quindi la stimolazione della capacità di problem solving e condivisione dei risultati sarà sicuramente utile e preziosa, soprattutto per quelli che si trovano meno a proprio agio con questa disciplina rispetto ad esempio alla corsa orientamento. Inoltre dobbiamo ricordare, e questo vale anche a livello agonistico, che il trail stimola anche più della corsa orientamento lo spirito di osservazione, la capacità di raffrontare la mappa con la realtà, lo studio della simbologia standard, cosa particolarmente utile all'inizio che si fanno magari le prime attività senza ancora conoscere la simbologia e bisogna sempre stare a guardare la leggenda e facilmente si va a confondersi, e poi anche la lettura fine della mappa, cioè dei dettagli che magari nelle gare scolastiche di corsa orientamento invece non sono così necessarie. Quindi in realtà il trail, attività di trail, risultano essere un ingrediente essenziale ed efficace per insegnare l'orienteering, inteso come anche la disciplina della corsa orientamento a livello scolastico. Oltre ovviamente che questa disciplina rappresenta una risorsa incredibile per l'inclusione degli alunni con disabilità. Rimandandovi al capitolo dedicato agli sport virtuali legati all'orienteering, in cui parliamo delle attività virtuali di trail orientamento, questo nella collana di Impara l'orienteering e non insegna l'orienteering, vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione. Vi do appuntamento al prossimo video.